Signori, a Piazza del Gesù per mostrarvi tutto quello che a quanto pare viene utilizzato anche per campagna elettorale, dobbiamo dirlo in maniera chiara e inequivocabile. C'è una targa che dice, che cita l'UNESCO, una targa che la cita semplicemente su una scritta, ma in realtà adesso si sta cominciando si sta sentendo di gestione, ma gestione di cosa? Gestione di un centro storico che chiaramente è in situazioni veramente penose. Si è richiesto questo piano di gestione per anni e per anni non si è ottenuto. Ora si sta facendo una corsa contro il tempo, visto l'ultimatum che l'UNESCO ci ha dato, quindi redigere questo piano di gestione in 2 mesi, forse anche di meno, e fingere di coinvolgere la cittadinanza, le associazioni, mi sembra quantomeno puerile. Quindi c'è chi ha partecipato come associazioni, chi no. E chiaramente significa che un piano di gestione è già scritto, che non c'è margine di parere da parte delle associazioni, e quindi mi risulta che sia una maniera per forse fare campagna elettorale, ma insomma chiaramente ci sono dei termini che si stanno cercando di rispettare. Mi pare che l'assessore Belfiore abbia detto che entro il 20 ci sia questa delibera in giunta che poi debba essere approvata, poi inviare questo piano di gestione al Ministero dei Beni Culturali, che consegnerà finalmente questo PDG all'UNESCO, e quindi Napoli probabilmente, anzi sicuramente, non sarà depennata dalla lista dei patrimoni dell'umanità. Però nel frattempo basta scattare la fotografia di questo posto, insomma, già questo a occhio nudo, non serve nessuna associazione o nessun gran politico per vedere tutto quello che c'è da fare. Assolutamente, il centro storico di Napoli è in condizioni veramente penose. Abbiamo qua una dimostrazione della guida dell'Immacolata che è in restauro perché sono caduti pezzi, ma è tutto a spacca Napoli che è veramente in condizioni veramente penose. Questo dipende sicuramente dalla mancanza di una gestione del centro storico, ma anche di una carenza da parte della cittadinanza di senso civico. Cioè, abbiamo scritto non in dove, nessuno si prende cura di restaurare, perché chiaramente se non c'è un piano di gestione, fino ad oggi non ci sono stati finanziamenti, anche perché il piano di gestione, ricordiamo, non serve al restauro, serve a mettere a sistema tutte quelle che sono le componenti per una gestione del centro antico, e quindi se non c'è questo piano di gestione non ci sono i soldi per i restauri. Dunque l'appello è anche ai cittadini? L'appello sicuramente è anche ai cittadini. Si sta verificando una situazione un po' particolare, ce la segnala Porto Salvo, ci dice che probabilmente ci sia una situazione di restauro, di pulizia qui nel centro storico. Abbiamo un caso qui a Santa Chiara, delle scritte con gli spray sono state cancellate, forse con le idropulitrici. Ora queste idropulitrici utilizzano della sabbia, probabilmente si fa più danno che altro, quindi carenza dal punto di vista civico da parte dei cittadini, carenza dal punto di vista delle istituzioni nella salvaguardia del bene pubblico, insomma.